Andiamo in chiusura con la finalissima per il Memorial, primo Memorial Gino Fragola. Andiamo in chiusura con l'arrivo del Giro and Bike 2021. Si chiude l'avventura, si chiude con la kermesse a Santa Maria degli Angeli. A Cristian Giagnoni va il trofeo assoluto con l'opera del maestro Lorenzo Tirelli. La maglia rosa della Teleflex va a Riccardo Cavallini MH1, secondo è rizzato, la seconda maglia per Omar Rizzato nell'MH2 e poi Mirko Testa MH3. Cristian Giagnoni la vince nella categoria MH4 e poi Tiziano Monti, Alberto Glisoni, Enrico Scattolini, Natalia Belliaeva, Angela Teresa De Gregorio con Erika Scrivo, Giulia Ruffato, Katia Ehre. La maglia bianca 3G Officine Meccaniche va al miglior giovane Andrea Villa, maglia nera di tappa PMP a Ugo Menegatti. La maglia rossa San Marino Mile Italia all'Active Sport, la Lionesta Fast Team del Giro and Bike 2021. Le classifiche nella categoria MH1 vince Riccardo Cavallini della Youcan per la seconda piazza di Giuseppe Uberti Active Team la Lionessa, la terza di Fabio Mazzocchi apre Olmedo. Per la categoria codice FC Luca Meninghetti Cooperatori davanti a Omar Rizzato Team la Lionessa e poi Ivano da Canal della Giambenini. Per la categoria MH3 con Mirko Testa dell'Active Team la Lionessa davanti a Stefano Villa della SBS, Alex Landoni della Giambenini. M4, Cristian Giagnoni, Active Team La Lionessa, davanti a Fatmir Cruesi della Vitersport, terzo è Stefano Girelli, il nostro Stefano Girelli della Petrignano, la quarta posizione per Alessio Scutteri della Active Team La Lionessa, per la M5 Tiziano Monti, Anmil Sport Italia. Tutte le classifiche aggiornate con le maglie, con il ricordo dell'organizzazione SEO, le trovate sul sito per ricordare quello che è stato il Giro and Bike 2021. Si chiude dunque da Petrignano, dall'Unione Ciclistica Petrignano, la settima ed ultima tappa del Giro and Bike con gli ultimi arrivi di questa stagione 2021. Il prossimo anno saranno sicuramente nuove avventure. Fino a correre con gli eritrei non ti è capitato Non mi è mai. Mai capitato, no. No, con gli stranieri correvo con inglesi, francesi, tedeschi, pochi, però molti francesi. Insomma, pensare che l'Eritrea sfoggia ragazzetti di questo genere. Tanto bisogna sacrificarsi, questa gente che ancora si sa sacrificare e pertanto vince.